Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Nelle ultime settimane è già capitato, no, di trovarsi di fronte a partite che abbiamo definito importanti, molto importanti, per il nostro campionato specifico ovviamente. Domani, con l'inizio del girone di ritorno, siamo di fronte ad un'altra di queste partite, perché è uno scontro diretto, diciamo, una squadra che ha un punto più di noi, che in questo momento virtualmente sarebbe nelle tre, purtroppo, che vanno giù. Ecco, ti chiedo banalmente se anche voi sentite il peso di questa gara, perché è vero che il campionato è ancora lungo, ce ne sono 18 dopo, però ce ne sono sempre meno e sappiamo quanto nel girone di ritorno gli scontri diretti abbiano un peso specifico. È ovvio, anche la risposta è ovvia. È uno scontro diretto. Siamo già stati sconfitti all'andata, quindi è un ulteriore vantaggio che hanno nei nostri confronti. E quindi è evidente che gli diamo l'importanza che ha, ma è anche ovvio ribadire quello che diciamo sempre. Insomma, non è che i punti del Milan erano diversi dai punti del Verona. E quindi sappiamo di dover affrontare un avversario che è agguerrito, in un ambiente agguerrito, perché saranno compatti a sostegno, come è logico che sia, della loro squadra. Noi siamo consapevoli di questo, crediamo di conoscere bene quello che fanno e il campo poi dirà se siamo capaci di contrastarli oppure di avere la capacità di colpirli lì dove pensiamo di poter avere noi dalla nostra la possibilità di farlo. Mister, buongiorno, le chiedo su alcuni singoli, intanto Fazzini e Berezinski, che in questa settimana, soprattutto Berezinski, è tornato a allenarsi in gruppo, quindi come l'ha visto, se bene, è pronto anche. Hanno recuperato tutti e due, all'inizio. Sono a posto, sono pronti. Perfetto, e su Zurkowski invece come l'ha visto, come è stato l'impatto del ragazzo e se può aspirare anche lui a una maglia già subito da titolare sabato? Ma tutti quelli che vengono possono essere titolari, perché non c'è nessuna controindicazione nemmeno su lui. Lo conosciamo, ci conosce, mi conosce, ha mostrato molto 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 entusiasmo nell'essere tornato a casa, come dice lui. E quindi anche questa è una componente che va a incidere, no? Sta bene e quindi non c'è nessuna controindicazione. È tornato, come si diceva, in famiglia, quindi è un inserimento che è dolce, non è traumatico, oppure non deve scoprire niente, no? E quindi siamo contenti di averlo fra noi. Mister, buongiorno. Immaginiamo. Ciao. Anche che non è facile, no? Non è semplice anche la gestione in questo momento, perché c'è il calciomercato anche di mezzo, queste voci continue. Arriva in un momento particolare della stagione, tra l'altro, dove effettivamente giro di boa del campionato e subito partite con punti pesanti. Com'è vivere questi giorni? Fastidioso. Chi deve gestire? Fastidioso, ma non è fastidioso solo per me, lo è per tutti. A mio parere, ma io non conto niente in questo tipo di valutazioni, è una finestra che è esageratamente lunga. Come fai un mese, l'ho provato anche l'anno scorso, è fastidioso dover gestire situazioni, perché qualche situazione da gestire c'è in tutte le squadre. E quindi preferirei essere al primo di febbraio per quanto riguarda questo aspetto. Però c'è, e dobbiamo fare i conti senza farci condizionare particolarmente, e limitando al minimo quelli che sono i disagi, cercando di limitare al minimo i disagi. Però è una finestra che, se non ci fosse, sarebbe meglio per quanto mi riguarda. Due cose e rimango sul mercato. La sensazione è che
tornando al 4-3-1-2, servisse una mezzala importante e Zurkowski in questo sappiamo che lo è, poi tu lo conosci molto bene, l'hai già detto, e la sensazione che davanti serva a fare qualcosa. Ecco, tu giustamente deleghi sempre queste risposte al DS, ma perché lui è il suo mestiere, però tu sei colui che poi deve trovarsi a mandare in campo la squadra e anche a mettere la faccia nei dopogara, a raccontare. Ecco, all'allenatore Andrea Zoli manca una punta con delle caratteristiche importanti tornando al 4-3-1-2? Manca alla nostra rosa, non manca a me, perché è chiaro che quando fai il computo delle caratteristiche che hai a disposizione sarebbe opportuno averne di diverso tipo, che ti danno la possibilità di avere aiuto e di scegliere anche, e qualcosa manca sotto questo aspetto, lo sappiamo, e penso che meglio di Accardi che non ci sia nessuno per rimediare o tentare di rimediare, se c'è la possibilità di farlo. Poi è chiaro che sono problemi che riguardano lui, meno male, e lui saprà come risolverli se, ripeto, ci sarà la possibilità di risolverli. E poi ti chiedo come sta Baldanzi, che contro il Milan non è apparso ancora al meglio, anche da un punto di vista di lucidità mentale, lo si è visto con l'ingresso dei cancellieri e il ritorno al 4-3-3 con uno switch. Ecco, ti chiedo come è stato Maso, perché è importante. Sarebbe stato un comportamento inusuale quello di essere al 100% in quella gara, perché non è possibile. Però noi le valutazioni le facciamo anche a lunga scadenza e quindi abbiamo bisogno anche di verificare, oltre che di dare la possibilità di mettere minuti e quindi fattivamente, non durante la settimana ma nelle gare. E chiaramente Tommaso ha bisogno di tempo per tornare il Tommaso che noi conosciamo, è normale. Ha messo molto impegno in quello che ha fatto e questo a noi è una parte che ci accontenta sempre. Ecco mister, torno anch'io un secondo su questo aspetto chiedendole però di cancellieri al contrario, perché col Milan ha fatto un ottimo ingresso nel secondo tempo e la partita è quasi cambiata appunto dal suo ingresso in campo. Altre volte lo abbiamo visto un po' in difficoltà, rischia magari di essere un po' sacrificato col 4-3-1-2. Ecco, qual è il vero cancelliere, quello che ci può far fare la differenza come è entrato col Milan, oppure quello che magari è ancora un ragazzo che ha dimostrato di non avere ancora tutta questa continuità? È quel ragazzo che ha dimostrato di non avere ancora tutta questa continuità, ma è anche quel ragazzo che ha dimostrato di avere grandi doti. E sta a lui metterla a posto, noi siamo a disposizione per farlo esprimere al meglio e le deve mettere a posto lui. Noi, come tutti, noi siamo i fenomeni e in questo caso chiediamo di dare il meglio, è normale, aspettiamo il meglio. Lui ha molto da dare e ce lo deve dare con continuità per essere calciatori, ma non solo lui, vale per tutti, per essere calciatori degni di questa categoria. È normale. Io non mi posso accontentare di dare il minimo per avere la fortuna di allenare in questa categoria. Devo fare di più perché altrimenti non mi basta. E così devono fare loro, tutti quanti. E allora dopo potremo dire sì, ce la meritiamo, però finché non l'abbiamo meritata, a parole funziona poco. Ecco, io torno un attimo invece sulla partita di domani. È una gara molto particolare, al di là delle pressioni, il pubblico che insomma, il pubblico si fa sentire. Affrontiamo una squadra che a mio modo di vedere è solo apparentemente in difficoltà livello, guardando la classifica, perché insomma, osservando le ultime partite del Verona, Verona sta facendo molto bene, mi ha pressionato moltissimo anche la gara di San Siro. Anche quelli sono discorsi, tante volte si fanno, no? Guardi la classifica, dice Verona, hanno qualche problema che riguarda loro e allora ti fai un'immagine che non è quella corretta, perché bisogna guardare le partite, contro chi giocano, come le giocano, quanto
sono propositivi, quante armi hanno a disposizione, pur facendo anche un po' di mercato in uscita. È una squadra importante, secondo me è una squadra molto importante. E poi dopo la classifica a volte non è che rispecchia sempre. Credo anche la nostra che non rispecchi quello che la squadra ha prodotto. In quel caso è sicuro che è così.